meno 5, continua il countdown, il conto alla rovescia verso il sogno, verso quella speranza che è la Coppa, il titolo di campione d'Europa dell'Euro Winners Cup 2016. Buona la seconda per la Domus Bet Catania, vittoria contro il Bate Borisov, una partita difficile contro la formazione bielorussa, l'avevamo detto, era complicato perché gli avversari erano molto fisici, ma alla fine la Domus Bet Catania ha trionfato, 6 punti in classifica. Ne parliamo con i protagonisti del match, il mister, come al solito, Luca Della Negra. Buonasera mister. Buonasera. Ed Emanuele Zurlo. Buonasera Emanuele. Buonasera. Allora partiamo subito con il mister. Ieri avevamo un po' presentata questa partita, avevamo detto Bate Borisov che non aveva impressionato contro l'Atlas, però attenzione perché è una squadra tosta, una squadra grintosa, e oggi si è visto in campo. Sì, beh, diciamo che loro la facevano forte sulla fisicità, portavano questo 2-2, ci aspettavamo il pivot che spizzava, infatti c'è stata l'indecisione sul loro secondo gol tra Simone e Gabriel, però insomma i loro 3 gol sono nati da un calcio d'inizio, da questa spizzata che sapevamo che la facevano, il terzo su una punizione che Jordan è stato fermo, l'ha accompagnato sulla parata di Simone, dopodiché credo che nonostante la loro fisicità noi abbiamo tenuto il gioco sempre in mano, non abbiamo avuto grossi problemi. Sono queste forse le partite più difficili perché basta poi un minimo errore, basta un calo di concentrazione per consentire agli avversari, che si sono limitati effettivamente solo a una fase di non possesso, tutti dietro, non subire gol, però dicevo basta un minimo errore e rischi di riportarli in partita, quindi da questo punto di vista un altro passo in avanti, ieri la motivazione e la grinta, oggi la concentrazione sempre sul pezzo. Sì, loro hanno giocato una partita quasi interamente in difesa, si sono preoccupati a difendere più che potevano, raddoppiavano Rodrigo continuamente, ma ce l'aspettavamo, cambiavamo il fronte, abbiamo provato ad attaccarli in un lato, abbiamo provato ad attaccarli in centro, però effettivamente oggi sembravano 4 Hulk in campo. Emanuele Zurlo, per te una doppietta quest'oggi, hai aperto le marcature, insomma, meglio di così, 2 gol ieri, 2 gol oggi, sei veramente in forma. Sì dai, sto lavorando bene, devo sfruttare adesso questo momento di ottima forma e piano piano si vedono i risultati. Ora siamo solo concentrati per le prossime partite, sperando che vanno bene. Adesso ci godiamo questa vittoria e pensiamo già subito a domani. Soprattutto la concorrenza, già ne parlavamo ieri, questa concorrenza positiva che anima il gruppo, perché siete in tanti a giocarvi il posto da titolare, il mister ti ha dato fiducia anche oggi nel quintetto iniziale, però una concorrenza positiva che stimola e soprattutto una concorrenza che non distrugge il gruppo, anzi forse lo fortifica. No, sicuramente lo fortifica, ma siamo compagni, facciamo gruppo, ci vogliamo tutti bene e ci aiutiamo, quindi per noi va bene così, stiamo bene e dobbiamo sfruttare questo momento, va bene così. Le ultime due tue esperienze in Euro Winner Cup, se non erro 7 gol, quest'anno già 4, puoi superare il tuo record tranquillamente quest'anno. Sì dai, piano piano, pensiamo partita dopo partita, poi se ne parla, per adesso è iniziata bene, speriamo più avanti continua così. Mister, adesso la terza giornata, domani contro i greci dell'Atlas, i greci che oggi hanno vinto, hanno conquistato i primi 3 punti in classifica sulla carta, una squadra di minor tasso tecnico rispetto al Bate Borisov, anche dal punto di vista fisico, però ci sono sempre delle insidie da considerare, soprattutto si gioca il primo posto, è importante proprio il futuro. No, beh, sicuramente arrivare primi è giusto così, evitiamo il Braga che mi pare che anche oggi è una squadra sicuramente temibilissima, quindi noi vogliamo il primo posto. L'Atlas sicuramente è una squadra diversa rispetto al Bate, una squadra meno fisica, non è preparata come loro, però io dico che l'insidia è dietro l'angolo, quindi bisogna sempre affrontare l'avversario con la stessa determinazione di oggi e di ieri, perché sennò le partite si possono perdere con tutti. Abbiamo parlato anche ieri dei tanti giocatori andati a segno, qua abbiamo Emanuele Zurlo, anche oggi una doppietta, però ti chiedo anche una considerazione su un giocatore che oggi non ha segnato, però ha dato un contributo importante dal punto di vista degli assist, anche dell'equilibrio in mezzo al campo, Jordan. È forse la ciliegina su una torta già davvero molto gustosa per la Domus Bet. Beh, Jordan, a parte l'ultimo errore sulla punizione che non ha seguito, è un giocatore utile, tatticamente preparatissimo, è pronto su tutte le fasi, aiuta la squadra, accompagna la squadra, è anche dotato di gran tiro. Oggi ha fatto l'assist man, ma è quello che sapevamo che ci poteva dare, quindi siamo contenti di averlo con noi. Ringraziamo dunque il mister Luca Della Negra e Emanuele Zurlo, speriamo di averli ancora ai nostri microfoni nei prossimi giorni. Grazie mille, adesso passiamo invece la palla nel nostro studio, come sempre dinamico, ancora congediamo nuovamente il mister Emanuele Zurlo.